l'acqua, un elemento tanto semplice quanto vitale. La stessa acqua che può diventare un ambiente estremo se affrontata con lo spirito della ricerca del limite. Il mare è l'arena naturale in cui questi catamarani si sfidano, diretti da equipaggi pronti a rischiare tutto per alzare la coppa. Singapore, Muscat, Qingdao, San Pietroburgo, Cardiff, Istanbul, Nizza, Sydney. Mari apparentemente lontani, ma avvicinati dalle Extreme Sailing Series 2014. Il circuito di regate al largo delle spiagge di Sydney, la metropoli australiana che per la prima volta ospita un act della battaglia tra catamarani extreme forti, attirando migliaia di appassionati per assistere allo spettacolo unico. 11 team si contendono il titolo 2014. Trentuno regate e tutti gli equipaggi con lo stesso obiettivo: sfruttare il vento con le loro abilità di navigatori. L'esperienza diventa un fattore fondamentale per chiudere davanti a tutti. I mari internazionali non risparmiano le insidie, ma c'è uno di loro che le ha affrontate meglio: Alinghi, il team svizzero di Ernesto Bertarelli, che porta a casa il circuito Extreme Sailing Series. L'anno non poteva iniziare meglio, ma non c'è un attimo di respiro. Il circuito globale 2015 avrà inizio tra poche settimane a Singapore. Neanche il tempo di godersi la vittoria che per Alinghi è già ora di tornare all'opera per un'altra sfida. Il mare attende e c'è una promessa da mantenere anche nel nuovo anno: combattere le onde e raggiungere la vittoria.